Allora, dobbiamo andare a fare pausa pranzo. Vi chiedo giusto 5 minuti di pazienza. Invito qui tutti i componenti del direttivo, perché, voglio dire, hanno sopportato il presidente durante tutta questa fase ed è come dire, giusto condividere questo momento insieme. Ce ne abbiamo due che sono latitanti, in realtà non sono venuti, però sono rappresentati. Allora, il segretario Marco Calcagni, consigliere direttivo tutti e due Lorenzo Battistini e Marcello Frare, Money, il nostro tesoriere. Allora, chiaramente il tutto funziona se c'è una squadra, no? Dove ognuno in qualche modo dà il proprio contributo, poi ne parlavamo anche stamattina dietro le quinte. Sì, abbiamo Stefano e Marco Beri che non sono potuti, Stefano Sforza e Marco Beri che non sono potuti venire. Ok, noi ogni anno in questo momento premiamo i membri della community perché il contributo volontario porta via del tempo, toglie del tempo alle aziende, però comunque poi porta dei risultati che sono apprezzati da tutti, no? Visto che comunque ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni. Ogni anno premiamo dei membri della community, purtroppo dobbiamo sceglierne alcuni perché altrimenti fosse per me, insomma, il premio lo farei per tutti, perché, per tutti e per tutte, perché chiaramente abbiamo anche sì, uomini e donne che contribuiscono alla crescita della nostra associazione. Però dovendo fare sintesi, ci confrontiamo nel direttivo, facciamo una selezione, dopodiché diciamo ok, andiamo a premiare questi ragazzi che hanno dato un grossissimo contributo. A Firenze e anche l'anno scorso da remoto, solo che da remoto non è bello perché poi alla fine. No, l'anno scorso, dai, quell'anno scorso, a Firenze abbiamo fatto le varie categorie, poi diventa pure un po' impegnativo perché anche noi abbiamo i tempi da gestire, per cui, no? Abbiamo fatto semplicemente tre premiazioni come contributore alla causa di Odo Italia, chiamiamolo così, alla causa. E allora io inizio con l'ultimo, Simone Rubino. Un applauso a Simone. Il quale prende questa splendida targhetta in oro massiccio. Non so quanti carati siano. Simone, io ti faccio il mio applauso per aver contribuito alla riuscita della localizzazione italiana in questo periodo, al supporto che dai a tutti i membri della community, tranne al presidente, perché nessuno supporta il presidente. Hai meritato di andare via, adesso ti approvano una PR, se ne vai. Va bene. Allora, oltre alla targhetta, loro non lo sanno, ma in realtà la loro venuta qui oggi è totalmente a carico dell'associazione, per cui diciamo ci siamo fatti carico del biglietto e della cena che. No, la cena no, l'avete pagato. Grazie. Poi abbiamo una giovane promessa dell'associazione Odo Italia. Giuseppe Borruso, dov'è? Vieni qua. Eccolo qua. The Friday Man. The Friday Man. Complimenti a Giuseppe, anche tu, diciamo, ti meriti questo applauso per il prezioso supporto che hai dato alla localizzazione italiana. Sei il nostro ospite durante questi 2 giorni degli O2 Days. Qualcosa da dire alla stampa? Bello cominciare questo cammino con voi. Diciamo questi 2 anni che ho iniziato a lavorare con Udo sono stati belli. Ho conosciuto tante persone e mi ha fatto molto piacere questo. Beh, questo è un aspetto importante, no? Quello. Penso proprio di sì. Va bene, grazie a te. L'ultimo, purtroppo non Abbiamo ha provato tutti i modi, potuto essere presente, ci abbiamo provato in tutti i modi, insomma, poi gli faremo arrivare il video con il nostro applauso. È Marco Colombo, ha dato un contributo di quelli significativi. Soprattutto nella fase di migrazione della fatturazione sì. elettronica, dove Marco è stato. Infatti io su Marco volevo ieri intervenire e l'ho citato stamattina con Lorenzo che parlavamo.
del fatto della caratteristica particolare, chi lo conosce, io lo conosco abbastanza bene perché dalle nostre parti Vittorio Veneto, quindi ci troviamo anche membro del PNLUG, anche lui, insomma, siamo vicini. E quello che voglio dire è che la rampa d'ingresso in Oca, per collaborare in Oca, non è semplice, lo dico per primo perché è una rampa molto difficile, ma è impressionante. Cosa che te volde me? È significativo capire quanto, in che breve periodo Marco Colombo è riuscito a entrare in sintonia con tutti noi, specialmente con quelli che collaborano attivamente in OCA, in modo elegante, preciso, eticamente corretto. In brevissimo tempo ha portato una collaborazione significativa per la 14, ma anche come esempio di comportamento, secondo me, ha fatto traccia in molto breve tempo. Quindi è possibile anche per chi non lo è, cioè che come io, che ho fatto tanta fatica, si riesce a fare. Bisogna seguire le tracce che sono state dette questi giorni, studiare, darsi da fare, e come l'ha fatto Marco Colombo, potremmo farlo anche noi. Grazie. E soprattutto non avere paura di chiedere, perché spesso e volentieri uno si trova di fronte a un ostacolo e dice: bah, chiedo o non chiedo, semmai qua tutti questi programmatori mi puntano il dito contro. No. Chiedete, perché solo così riusciamo a contribuire tutti e a crescere tutti insieme. Io non mi dilungo più di tanto perché mi state guardando tutti. E andiamo a farci la nostra pausa pranzo, ci rivediamo qui alle 14:40, recuperiamo 10 minuti.